Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Guglielmo Riorda, uno dei protagonisti in Sant'Albano Murazzo. Oggi uno 0-0 che vi consegna la finale playoff. Ti chiedo che partita è stata, che emozioni hai dopo questi 120 minuti? Ma allora, sicuramente grandi emozioni, nel senso che è stata una partita sentita già in settimana, perché comunque è sempre stato un derby caldo già durante l'anno, e a noi bastava il pareggio, però diciamo che abbiamo fatto di tutto per cercare di portarla già a casa nei 90 minuti. Loro sono stati bravi e quindi non posso far altro che fare complimenti al gruppo, alla società, perché comunque è un piccolo passo per, diciamo, continuare a sognare un traguardo che abbiamo cercato di portare avanti da inizio anno, partita dopo partita. Quindi complimenti a tutti. Sono stati 120 minuti sicuramente duri. Ti chiedo qual è stata la chiave per leggere questa partita? Ma sicuramente, diciamo, un gran gruppo, nel senso non ci siamo mai disuniti, abbiamo continuato a correre, a provare a giocare. Poi ovvio che sul finale abbiamo sofferto un po', loro hanno messo tante punte, però appunto non disunendoci siamo riusciti, diciamo, a portarla a casa, a soffrire tutti insieme e diciamo a portare a casa questo passaggio che per noi è molto importante. Adesso vi attende la finale playoff, sarà contro il Boves. Ti chiedo, ci pensate già, che avversario ti aspetti? Ma no, diciamo che adesso pensiamo a festeggiare questa, poi da martedì ci penserà il mister a farci lavorare, sicuramente la prepareremo al meglio, là bisogna vincere, ma sono sicuro che tutti faremo un bel lavoro per portarla a casa, dai, per provarci almeno. Potete farcela? Possiamo farcela, assolutamente, perché siamo proprio un bel gruppo e poi siamo forti, tutti forti. Grazie mille. Grazie a voi.